Ciao ragazzi, bentornati a Open Music, io sono Paso e oggi vi voglio parlare del debutto come solista, ovviamente, di Corey Taylor con il suo CMFT, pubblicato venerdì 2 ottobre per Roadrunner Records. Un album che, a dispetto di quanto ci si potesse immaginare dopo il primo singolo, ovvero CMFT Must Be Stopped, che vede fra l'altro la collaborazione del rapper sulla cresta dell'onda in questo momento, Tech9, che genera un brano che sa molto di crossover un po' sentito, quindi niente di eccezionalmente nuovo, ma molto tamarro e molto esuberante, dimostrato anche dal video, cintura wrestling, fuoco, giubbotto di pelle, insomma una cosa un po' da party. Poi il resto dell'album si va a posizionare in un'ambientazione hard rock, classic rock, con dei richiami a diverse scene. Basti pensare a Samantha's Gone e Main Lux, che sono un po' più, appunto, sempre da party, un po' più glam, un po' più spinti. E poi due brani che a me sono piaciuti particolarmente di più di tutto questo lavoro, ovvero Silverfish e Kansas, che invece vanno a ripescare un po' la scena anni 90, quella soprattutto grunge, e che trovo i due brani un po' più intimi, un po' più sentiti rispetto agli altri, che era poi quello che io mi aspettavo in generale da questo album. Io mi aspettavo un album un po' più sulla falsariga di quello da lui fatto nel 2016 insieme a Martucci, chitarrista degli Stone Sour, ormai non si sa se esistano ancora o meno, al Coco di Londra, appunto, dove ha fatto questo spettacolo totalmente in acustico e aveva dimostrato di saperci fare anche in quel tipo di ambito. Ecco, quindi un album che viaggia appunto su queste sonorità, certo con tante influenze, quella blues, quella country, quella puramente rock and roll o quella classic hard rock stile AC/DC con Halfway Down, ma che non mi ha convinto totalmente, seppur sia prodotto in maniera magnifica, la voce di Corey sia sempre eccellente, però c'è qualcosa che non mi torna, c'è qualcosa che non mi fa gridare al miracolo. Insomma, da uno come lui io mi aspettavo un lavoro che dovesse essere una bomba a mano, e in realtà non è stato così, però può essere il primo passo verso una nuova carriera per lui. Io a quest'album do sia per la produzione che per l'artista un 7, ma che non è troppo convinto. Io do 7 birrette, ma che sono un po' tirate, diciamo che sono un po' dovute anche all'affetto. Quindi io vi ricordo di seguirci sui nostri canali, YouTube, la pagina Facebook e il profilo Instagram. Noi ci vediamo alla prossima e se siete d'accordo o in disaccordo con me, potete commentare sotto il video. Alla prossima!